Secondo te, un salario minimo per tutti aiuterebbe a risolvere il problema dei frontalieri? Un salario minimo dignitoso, non inferiore a 4.000 franchi, potrebbe essere una base solida per combattere il dumping salariale a favore di lavoratrici e lavoratori residenti. Avevamo le ferrovie pubbliche, la posta, la TV. Privatizzando abbiamo migliorato. Lo smantellamento del servizio pubblico ha peggiorato soltanto questo cantone. Un esempio recente ce l'abbiamo con la chiusura delle poste. Sei favorevole a una cassa malati pubblica? Assolutamente sì. I premi cassa malati sono insostenibili malgrado i sussidi cantonali. Quante assenze hai intenzione di fare nei prossimi 4 anni a Berna? Nessuna, sono una persona molto responsabile e non tradirò mai la fiducia delle ticinesi e dei ticinesi. Come diminuiresti i flussi del traffico in Ticino? Aumentare l'offerta dei trasporti pubblici e incentivare le aziende a organizzare dei trasporti collettivi per i lavoratori potrebbe essere un buon inizio. Più industrie per i frontalieri sottopagati o più aziende a valore aggiunto per il Ticino? Sicuramente più aziende ad alto valore aggiunto, che creino posti di lavoro interessanti con salari adeguati affinché i nostri giovani non devono emigrare del Ticino alla ricerca di lavoro come facevano in passato i nostri avi. Nel 1971 le donne ottennero il diritto di voto. Nel 2016, pari opportunità per tutte e tutti? Siamo troppo in ritardo oggi per quanto riguarda le pari opportunità. Le donne guadagnano circa il 20% in meno rispetto agli uomini, quindi raggiungere una parità sostanziale è d'obbligo. Devi pedalare per andare a Berna. Da chi ti faresti accompagnare? Pedalare, spero di poter andare col treno. E poi mi farei accompagnare da Marina Carobbio, che la strada la conosce già. Anziché esportare armi dalla Svizzera, che cosa esporteresti? Investirei di più nella ricerca affinché si possa esportare tecnologia e sapere, ma soprattutto vorrei esportare un'immagine della Svizzera più solidale, dove l'uomo sia sempre al centro delle questioni politiche. Mm.